giorno e la storia. Oggi è il 21 ottobre. 1805. Guerre napoleoniche. Orazio Nelson vince a Trafalgar. 1961. In onda la prima puntata di Studio 1. 2009. Muore Giuliano Vassalli. Commenta il fatto del giorno Luigi Vicinanza, direttore de Il Tirreno. Dalla sporca guerra del Vietnam alla rivoluzione pacifista. Ottobre 1805. Guerre napoleoniche. La flotta navale britannica guidata dall'ammiraglio Horatio Nelson sconfigge una flotta franco-iberica al largo delle coste spagnole. L'esito del conflitto favorevole a Nelson stronca le ambizioni di Napoleone e stabilisce la supremazia della Gran Bretagna sui mari. Con la sconfitta di Trafalgar, infatti, Napoleone è costretto ad abbandonare ogni speranza di forzare la manica e sbarcare in Inghilterra. Ottobre 1959. A New York apre al pubblico il Guggenheim Museum, progettato da Frank Lloyd Wright. Il grande museo di arte moderna e contemporanea ospiterà, fra gli altri, capolavori di Kandinsky, Manet, Miró, Mondrian e Picasso. 'Wright fa in questo caso di un fatto urbanistico una componente dell'architettura. L'edificio diventa una strada che si avvolge intorno a se stessa, una passeggiata tra opere d'arte fruite così in maniera comunitaria. Ottobre 1961. Va in onda sul programma nazionale la prima puntata di Studio 1, il varietà diretto da Antonello Falqui e condotto da Mina, destinato a diventare sinonimo di intrattenimento leggero negli anni 60. Lo show, che prendeva il nome dallo Studio 1 di Via Teulada, dove veniva registrato, ha un grande successo in termini di gradimento, soprattutto in virtù del suo stile innovativo. Niente scenografie sfarzose e ridondanti, ma la semplicità di ampi spazi arredati in modo essenziale e con la possibilità di movimenti e cambi di scena a vista. Nel corso degli anni, Studio 1 sarà un trampolino di lancio per numerosi artisti, attori, cantanti e soubrette, che poi hanno proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo con grande successo, come Don Lurio e il Quartetto Cetra. L'ultima puntata andrà in onda il 25 giugno 1966. 21 ottobre 1969. Muore Jack Kerouac, lo scrittore simbolo della Beat Generation. Nato nel 1922, esordisce nel 1949 con La città e la metropoli, un'opera di struttura tradizionale apprezzata dai critici letterari americani contemporanei. A 25 anni, Kerouac parte per una serie di viaggi insieme all'amico Neil Cassady. Da questa esperienza nascerà On the Road,
Il suo celebre libro, con cui sperimenta un nuovo stile di prosa spontanea, libera da regole sintattiche e grammaticali. 21 ottobre 1846. Nasce a Oneglia, oggi Imperia, Edmondo De Amicis. A 16 anni entra nell'Accademia Militare di Modena. La delusione per la sconfitta di Custoza lo spinge ad abbandonare l'esercito e a intraprendere la carriera di scrittore e giornalista. Il 18 ottobre 1886, primo giorno di scuola, l'editore Treves pubblica Cuore, il suo capolavoro, che riscuote subito grande successo. Del 1896 è la sua adesione al socialismo, evidente nelle sue opere successive, dove il superamento del nazionalismo di Cuore si accompagna ad una particolare attenzione per le condizioni di vita delle fasce sociali più povere. Muore a Bordighera nel 1908. Chi non poteva veder soffrire senza soffrire egli stesso, con intensità quasi uguale a quella di chi l'impietosiva. La vista di un vecchio povero, d'un fanciullo consumato dagli stenti, d'una donna lacera e piangente, gli dava all'anima una stretta violenta, un'angoscia, un impulso di pietà appassionata che gli faceva vuotare la borsa, che gli avrebbe fatto dare anche i panni che aveva indosso. Il brano che avete sentito è tratto da Primo Maggio, il romanzo incompiuto cui Edmondo De Amicis, il celeberrimo autore di Cuore, lavorò dal 1891 al 1894, cioè tra i 45 anni e la cinquantina. Con tutte le virgolette del caso, lo potremmo definire un romanzo socialista. E tale dovette essere nelle intenzioni dell'autore, che un anno prima di mettervi mano aveva tenuto a dichiarare in un audace discorso agli operai torinesi la propria adesione al socialismo. Ma di quale socialismo si trattava? Dopo essere stato uno scrittore di successo a soli 22 anni, con i fortunatissimi Bozzetti di vita militare, libro, scrive un critico, prediletto dalle giovinette, che si specchiano nel riflesso limpido della sua prosa, pura come un cristallo, dopo essersi imposto come brillante reporter in Spagna, Olanda, Marocco, Costantinopoli, De Amicis congeda nel 1886 Cuore, il breviario patriottico morale dell'italiano medio post-unitario, rimesso in calzoni corti e ricacciato tra i banchi di scuola. È un trionfo editoriale senza precedenti, 41 edizioni in soli 2 mesi dall'esordio. Ma De Amicis sembra aver qualche ripensamento. Riprende l'interrotto Romanzo di un maestro, dove le grettezze della carriera e dell'ambiente scolastico vengono alla luce, pur nell'inevitabile patetismo, e si lascia andare ad un reportage non estetizzante, affrontando con 1600 emigranti un faticoso viaggio in piroscafo verso l'America, rievocato in Sull'oceano, nei suoi aspetti più crudi e più avvilenti. È il segno di una palingenesi, almeno in apparenza, che sfocia nel discorso torinese agli operai che abbiamo citato. Ottobre 1967, guerra del Vietnam. Più di 100.000 dimostranti si radunano a Washington. Una manifestazione pacifica al Lincoln Memorial viene seguita da una marcia sul Pentagono e da scontri con la Guardia Nazionale, schierata a protezione dell'edificio. Verranno arrestati complessivamente 683 manifestanti. La protesta si protrae fino al 23 ottobre. Dimostrazioni analoghe si svolgono in Giappone ed Europa occidentale. Esattamente 50 anni fa, la marcia dei 100.000 di Washington. Un evento epocale.
I figli si ribellano ai padri, è in corso una guerra sanguinosa, quella che venne definita la sporca guerra del Vietnam. E allora ricordiamo le parole di un grande cantautore, non era stato ancora insignito 50 anni fa del premio Nobel, parliamo di Bob Dylan, che così cantava: «Venite madri e padri da tutto il paese e non criticate quello che non potete capire, i vostri figli e le vostre figlie non li potete comandare». Ecco dunque, in quel giorno di 50 anni fa, i giovani americani ribaltano un mondo che si era fermato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. I padri avevano combattuto per la libertà e la democrazia in Europa e nel Pacifico, contro il nazifascismo e contro l'imperialismo giapponese. I figli sono mossi invece da una felice utopia, pensano che il mondo si possa governare in altro modo, che si possa governare con la pace e con la condivisione delle idee. In qualche modo quella marcia anticipa il 1968. Di quella utopia resta un sogno irrealizzato. Il 21 ottobre 1917 nasce a Chiro, nella Carolina del Sud, il trombettista, pianista e compositore John Birks Gillespie, detto Dizzy il pazzerello, ma anche il vertiginoso. Ultimo di 9 fratelli, inizia sin da piccolo a suonare diversi strumenti. Pioniere del bebop, inventore dello stile Latin, è considerato uno dei maestri del jazz moderno, insieme a Charlie Parker, Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis. Fra i suoi brani più celebri, A Night in Tunisia e I Can't Get Started With You. Muore nel 1993 dopo una lunga malattia. That means I love her too. As I pass by, I can hear her say, we'd better hurry and name the day. I say, ooh, shoopy doopy, ooh, 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 shoopy doopy, ooh, 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 shoopy doopy, ooh, ooh, shoopy doopy, shoopy doopy. Ottobre 2009. Muore a Roma il giurista Giuliano Vassalli. Nato a Perugia nel 1915, si laurea a Roma nel 1936.
L'8 settembre 1943 entra nella resistenza romana e dall'ottobre del 1943 alla fine di gennaio del 1944 fa parte della giunta militare centrale del Comitato di Liberazione Nazionale. Nel gennaio del 1944 organizza l'evasione di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat dal carcere di Regina Coeli. Prigioniero dei nazisti dall'aprile dello stesso anno, viene liberato per intercessione di Pio XII alla vigilia dell'arrivo a Roma delle forze armate anglo-americane il 4 giugno 1944. Socialista, più volte ministro di Grazia e Giustizia, nel 1987 presenta una riforma del codice di procedura penale approvata nel 1988 ed entrata in vigore l'anno successivo. Presidente della Corte Costituzionale, cessa da tale carica nel febbraio del 2000. Ottobre 1984. Muore a Neuilly-sur-Seine François Truffaut, attore, regista e critico cinematografico. Egli coltiva la passione per il cinema fin da piccolo. A 16 anni fonda un cineclub. La svolta avviene negli anni 50, quando inizia a collaborare alla rivista Le Cahier du Cinéma. Nel 1959, il film I 400 colpi, con il quale esordisce dietro la macchina da presa, ottiene subito successo e riconoscimenti. Il miglior film di Truffaut, Jules et Jim, è considerato un classico della cinematografia francese. Signor Truffaut, com'è nata la sua vocazione? In un primo tempo, quando ero molto giovane, pensavo che avrei scritto dei libri. In letteratura amavo Balzac e Zola. E poi, durante la guerra, il cinema francese è stato molto brillante. Mi sono appassionato di questo cinema francese. E dopo la liberazione c'è stata l'esplosione del cinema americano. E nel disordine abbiamo avuto modo di vedere centinaia di film americani girati prima e dopo la guerra che noi abbiamo visto tutti insieme. Ad esempio Quarto Potere di Orson Welles, i film di John Ford e di Hitchcock. Si può dire che dopo aver visto Quarto Potere ho pensato di fare del cinema. Che ricordo a lei della guerra? Ero un adolescente, quindi non posso dire di averne un brutto ricordo. Potrei citare la frase di apertura di Radiguet nel Diavolo Cor, in cui, parlando della prima guerra, dice che per lui è stata una grande vacanza. C'è un po' questo aspetto. Questa guerra per gli adolescenti a Parigi voleva dire sofferenza, ma voleva dire anche autonomia, un apprendistato della vita molto più rapido. Per questo motivo ho sempre avuto l'impressione di cavarmela meglio nella vita dei giovani che sono nati dopo la guerra. Ci mandavano a cercare del cibo, ci invitavano a cavarcela. A Parigi la minaccia non era molto grande, c'erano soprattutto le privazioni. Ma l'atmosfera era molto interessante e spero un giorno di farne un film. E della liberazione? Sì, la liberazione era molto affascinante. Era una gran festa, paradossalmente. Io purtroppo non mi trovavo a Parigi, ero in una colonia di vacanze, per cui i miei ricordi sono legati alla colonia. Rivedo un grande castello, un grande parco con i soldati tedeschi che si ritirano. E noi che tentiamo di rubare i loro cibi perché avevamo fame. Poi i soldati tedeschi scompaiono e al loro posto arrivano gli americani e anche a loro prendiamo del cibo. Anche questo assomiglia a un film. Ci sono dei film che hanno raccontato queste cose molto bene, come Chouchat e certi episodi di Paisà. In Italia avete vissuto le stesse cose. Lei ha detto di sentirsi molto francese, ma di non amare la Francia. Non voglio dire che non amo la Francia. Non voglio dire che non amo la Francia. Non amo la Francia ufficiale, ma penso che sia così per dei motivi inconsci, dato che non ho conosciuto il mio vero padre. Come ad esempio non voglio essere... Non voglio avere niente a che fare con la Francia ufficiale, diciamo. Ma le mie radici sono francesi, vale a dire che ho molto ammirato i film di Jean Renoir, la letteratura francese. Mi sono sempre rifiutato di fare dei film di produzione americana, ad esempio, e in una lingua diversa dalla mia. Sono molto francese per quanto riguarda la cultura, ma non sono francese nel senso patriottico della parola, come ho detto probabilmente per dei motivi biografici che hanno a che fare con la mia nascita.